Ma buongiorno, buongiorno. E allora, cuore, che si dice stamattina? Cazzo di febbre qua, che non, non riesco a capire perché non riescono loro ad individuare il problema della febbre. Ma non ti hanno detto nulla al riguardo, perché c'è sempre questa febbre? Voglio dire, ci sarà qualcosa da dove viene, dove non viene, un'infiammazione, un'infezione, qualcosa ci sarà, insomma. Perché, insomma, sta febbre sempre così, insomma, non è assolutamente piacevole. Oggi c'è vento, cuore, mamma mia. Vedi che vento che tiro, forse riesco a farti vedere le foglie che si muovono. Forse senti il vento. Vabbè, si vedono, no? Hai visto? Tira un ventaccio, che è? Eccolo, voleva andare alla partita oggi. Dice, no, papi, andiamo alla partita, c'è il sole. Ho detto, vediamo prima che tempo fa fuori e poi ci regoliamo. Allora mo ha detto, vabbè. Ha detto, se non tira più vento ci andiamo. Ho detto, va bene, se non tira più vento ci andiamo. E che devi fare, cuore? Se veramente non tira vento, ma secondo me è difficile. Una giornata molto ventosa oggi, quindi sarà improbabile che smetta di tirar vento. Niente, poi ieri sera siamo fatti una pizza, stati tranquilli e poi io mi sono messo a vedere un po' su Rete 4 che parlano sempre della situazione dell'Ucraina, ieri fecero vedere anche Sarajevo e poi niente, poi Giuseppe si... Nanto, gli fece la doccia Giuseppe, poi stette un altro po' e poi se ne andò, insomma. Stasera, non appena lascio Giuseppe, veniamo lì da te. Capito, cuore? No, perché sennò io non ce la faccio a stare. Già sono passati 3 giorni, e non è possibile. E vabbè, non fa niente che dormi, lo so che è l'ora che ti si chiudono gli occhi, però non fa niente. Pure che stiamo una mezz'oretta, va bene, cioè, non è importante che veniamo. Va bene? Senti, stamattina non so. Vediamo, ma devo andare. Vado giù all'officina, anche perché dove cazzo vai? Se c'era la possibilità di venire da te, sarei stato già là. Vabbè, anche perché poi alle 12 vado a prendere Giuseppe, insomma. Vabbè, cuore mio, dai. Se ci sono notizie, novità, qualche informazione, qualcosa, fammi sapere, insomma. Lo so, cuore mio, che fa schifo da mangiare, ho capito che proprio la cucina, evidentemente. Eppure prima si mangiava bene in quell'ospedale, non capisco perché adesso o avranno cambiato appalto, sai, per la ristorazione, però è un problema che dobbiamo risolvere assolutamente subito e quanto prima, capito, cuore mio? No, perché devi mangiare, anche se sono cose, voglio dire, magari le indicazioni per mangiare
le devono dare loro, però almeno è una cucina diversa, cioè una pasta diversa, una carne diversa, una, cioè, la preparazione soprattutto diversa, insomma. Va bene, dai, cerchiamo quanto prima di risolvere quest'altro problema. Va bene? Sul fatto che devono valutare, vediamo un po' cosa dicono. Speriamo che domani viene il don, così vediamo un po' che testa ha, e così cerchiamo di mettere fine a tante situazioni, insomma. Speriamo che viene con una testa buona. Vabbò, cuore mio, dai, ci sentiamo dopo, ok? Un bacio, un cuore e un abbraccio forte forte. Beh, a dopo, cuore mio, a dopo.